il premio, come dire, porta alla conclusione quella che è un'esperienza che si è fatta qui a Ragalmuto e che ha avuto anche al centro della sua attenzione la Fondazione Sciascia, ed è stato il nostro primo master di scrittura organizzato insieme a Treccani, insieme alla Strada degli Scrittori, insieme alla Fondazione. È stata un'esperienza davvero straordinaria, abbiamo ricevuto un gran numero di elaborati, più di 40, sono stati davvero tutti di grandissima qualità. La mia impressione è che erano molti scrittori giovani che ci danno speranza perché credono nel valore della cultura, credono nel valore della scrittura, questo è importante. E poi la sorpresa più bella è stata che il terzo premio è andato a un ragazzino di 12 anni, Mattia, e soprattutto l'importanza della sua scelta, quella di richiamare tutti noi al silenzio in una civiltà che urla troppo, non sa ascoltare, e questo elogio del silenzio veramente mi ha molto colpito. Adesso la nostra speranza è che questo master possa andare avanti, che abbia più occasioni per ritrovarci qui in quella che è la casa culturale di Sciascia. E faremo questo, credo, convinti nel valore che può avere appunto una scuola di scrittura per coniugare quelli che sono i mestieri culturali con quelle che sono anche le opportunità di un buon lavoro.